Una buona serata dal Tante Notizie di Imperia TV ed Andrea Pomati. Colpo di scena nel processo per la presunta truffa al ramo assicurativo di Banca Carige che vede al centro l'ex patron della Banca Ligure Giovanni Berneschi. La Cassazione ha infatti stabilito che il processo dovrà essere rifatto a Milano e ora si rischia quindi la prescrizione dei reati. Vediamo. La Corte di Cassazione ha annullato il processo e quindi anche la condanna all'ex amministratore di Banca Carige Giovanni Berneschi, stabilendo che debba essere rifatto a Milano anziché a Genova. La decisione è stata basata sul fatto che la mega truffa da oltre 20 milioni di euro, della quale Berneschi era accusato ai danni del ramo assicurativo di Carige, avrebbe avuto origine nel capoluogo lombardo, dove si sarebbe consumato il reato più grave di riciclaggio. In appello a Genova, Berneschi era stato condannato a oltre 8 anni di carcere con un incremento della pena rispetto al primo grado. Ricominciare dopo 5 anni il processo a Milano significa rischiare di raggiungere i termini per la prescrizione dei reati e Giovanni Berneschi ha già fatto sapere di essere pronto a chiedere milioni di euro di danni alla giustizia italiana. In base alle indagini della Guardia di Finanza, Berneschi e gli altri imputati, fra cui ex amministratori del ramo assicurativo, avvocati e commercialisti, la truffa era stata realizzata facendo acquistare dal ramo assicurativo della Banca Ligure immobili e quote societarie di imprenditori compiacenti a prezzi gonfiati, reinvestendo i ricavi all'estero. Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, riciclaggio e falso. I milioni di euro sequestrati agli imputati ora potrebbero essergli restituiti. Una situazione a dir poco kafkiana a fronte di una banca che, dopo questi fatti e il buco che si scoprì, dovuto anche a prestiti facili mai restituiti, ha visto il tracollo delle azioni e quindi dei risparmi di tanti piccoli investitori. La Procura della Repubblica di Imperia ha emesso un decreto di condanna nei confronti della figlia del sindaco di Imperia Lucia Scajola e di Paolo Petrucci per le presunte diffamazioni attuate tramite un falso profilo Facebook in occasione delle elezioni che portarono alla vittoria di Claudio Scajola alle amministrative imperiesi. L'atto può comunque essere impugnato dagli interessati. Il servizio. Il sostituto procuratore della Repubblica di Imperia, Barbara Bresci, ha emesso un decreto penale di condanna nei confronti di Lucia Scajola, figlia del sindaco di Imperia, e Paolo Petrucci, che coordinò la campagna elettorale che portò all'elezione al sindaco dell'ex ministro. La denuncia era partita da Antonello Ranese, Piera Poilucci e Marco Scajola, che poi ritirò la querela, per diffamazioni diffuse attraverso un falso profilo Facebook intestato a un fantomatico Sergio Gazzano durante la campagna elettorale. La polizia postale, a seguito di accertamenti, indicò la Scajola e Petrucci come veri responsabili del profilo incriminato. Il decreto prevede una condanna a 9.000 euro di sanzione con sospensione condizionale della pena. Lucia Scajola e Paolo Petrucci potranno però fare opposizione e andare quindi al dibattimento in aula. Lucia Scajola ha commentato la notizia definendola una vendetta tardiva e il violento epilogo fuori tempo di una campagna elettorale che comunque ha coinciso con uno dei momenti più intensi, gioiosi e gratificanti della sua vita. La Scajola ha anche evidenziato come nel corso della dura campagna elettorale abbia sempre cercato di calmare gli altri, invitandoli a non reagire a insulti e dileggi della parte opposta. Paolo Petrucci, dal canto suo, ha ribadito la sua estraneità ai fatti contestati, giudicando la vicenda come kafkiana. Sono state consegnate questa mattina a Imperia, in prefettura, le quasi 60.000 firme raccolte per ridare la scorta al procuratore aggiunto imperiese Grazia Pradella. L'iniziativa è stata realizzata dal Centro Culturale Peppino e Felicia Impastato, che ha lanciato la petizione anche sui social. A consegnare il plico Claudio Porchia del Centro Impastato di Sanremo e Giovanni Impastato, fratello di Peppino, vittima della mafia, primo firmatario giunto appositamente a Imperia dalla Sicilia. Il servizio. Stamattina al prefetto di Imperia le firme, circa 60.000, 59.919 per la precisione, firme raccolte su questa petizione che chiedeva di restituire la scorta ad un magistrato, a Grazia Pradella, a cui era stata tolta, ed era un magistrato che è stato individuato da molti cittadini come un punto di riferimento importante nelle indagini che vengono condotte in provincia sui reati contro la pubblica amministrazione e quindi anche un suo forte impegno. Nella discussione che abbiamo, nella chiacchierata che abbiamo fatto col prefetto, sono state chiarite le ragioni tecniche alla base di questa decisione che è stata assunta di togliere la scorta, o comunque di ridurre il livello di vigilanza del magistrato, e
abbiamo, come dire, ribadito la necessità di un impegno in questa provincia su un'attività antimafia importante, perché siamo, come dire, molto preoccupati per le infiltrazioni criminali che ci sono in questa provincia, soprattutto poi nell'ambito dei reati contro la pubblica amministrazione. Il colloquio col prefetto è stato molto cordiale e ha valutato un po' quello che noi abbiamo portato, soprattutto le firme, e riterrà opportuno nelle sede, diciamo, competente, valutare un po' tutto quello che noi gli abbiamo proposto. La cosa mi fa un grande piacere perché, diciamo, è un'iniziativa che noi abbiamo portato avanti in concomitanza con altre, diciamo, persone che hanno subito la stessa cosa, cioè come quando riguarda Saviano, per quanto riguarda Ruotolo e tutto il resto. Per noi è stata una battaglia importante di civiltà e di democrazia. Queste sono cose che doverosamente si debbono fare, poi ora spetterà al prefetto, ripeto, spetterà agli organi competenti valutare tutto. Incontriamo il magistrato, la incontriamo per dire che noi abbiamo chiuso un po' l'iniziativa con la consegna delle firme, solo per questo, non penso che possiamo affrontare altri argomenti da questo punto di vista, perché si pronunceranno gli organi competenti. La criminalità organizzata qui esiste, che ci sono delle infiltrazioni mafiose, non ci sono dubbi, che anche in Liguria ci sono state anche delle confische, che queste confische testimoniano chiaramente che la mafia è presente pure qui, che non è soltanto una prerogativa di noi siciliani, calabresi oppure campani o pugliesi, ma un problema che riguarda tutto il territorio nazionale. Qui ci sono state delle indagini, ci sono state delle inchieste che confermano tutto questo, perché oggi la mafia è cambiata, la mafia segue il denaro, come diceva Giovanni Falcone tantissimi anni fa, la mafia si inserisce in un sistema di potere economico, politico, telematico, oggi è cambiato tutto, e allora bisogna stare molto attenti, bisogna vigilare un po' su tutto quello che sta succedendo, soprattutto in questi giorni, in questi ultimi mesi. Alla luce dell'avvio dei lavori di riqualificazione di Galleria Gastaldi e della conseguente chiusura della stessa al traffico veicolare, l'amministrazione comunale di Imperi ha fatto sapere che anche a fronte delle numerose richieste pervenute dagli esercizi commerciali della zona, la parte alta di via Cascione sarà riaperta al traffico leggero dalle 7 alle 20. La modifica prenderà il via da domani, venerdì 18 ottobre, fino al termine dei lavori. Il sindaco Claudio Scaiola ha effettuato questa mattina un sopralluogo nel cantiere e la decisione è nata per evitare l'isolamento di quell'arteria principale del centro storico di Porto Maurizio per tutta la durata del cantiere. Edoardo Rixi, parlamentare della Lega, nell'ambito della Commissione Trasporti e Infrastrutture, è tornato a dare battaglia per la realizzazione del nodo e della gronda di Genova. Rixi ha lanciato l'allarme sul ritardo delle opere. Vediamo. L'Italia è uno dei paesi che non ha completato nessun corridoio europeo, i primi corridoi si completeranno dopo il 2030, bisogna accelerare le opere. In particolare sottolineo la necessità di individuare dei commissari per ogni corridoio strategico e non per singola opera, se no il rischio è quello che si è verificato sugli appalti del Terzo Valico e del Nodo di Genova. Nodo di Genova, ancora che è l'appalto più grosso che ha Ferrovie, ancora bloccato da 2 anni e mezzo, dove errori di progettazione rischiano di compromettere complessivamente la funzionalità del corridoio. Il tema non è tanto di rinominare un commissario che si interfacci come c'era quello precedente, il commissario Romano. C'è la necessità, che era prevista nella legge sblocca cantieri, di nominare un commissario che metta a sistema le due opere, le vada a completare e sblocchi i cantieri, perché al momento i lavori del nodo di Genova sono fermi e il Terzo Valico si sta fermando nonostante sia stato interamente finanziato dal passato governo, per problemi che risalgono ai contratti firmati nel 92, in una era cosmica precedente in cui era completamente diverso l'assetto anche del settore industriale italiano edile. Quindi oggi
rischiamo di che il terzo valico si blocchi per un anno e mezzo, visto che la parte in-house che poteva svolgere COCIV è terminata e non può più subentrare aziende che sono in situazione, subappaltatori che sono in situazione prefallimentare o di difficoltà. Quindi da questo è un altro tema, perché rischiamo che quell'opera lì non rispetti i tempi, quindi non venga inaugurata nel 2023 ma perda altri anni. Altro tema su Genova, visto che è stata citata sul ponte di Genova, io vorrei mettere in guardia il Presidente del Consiglio, il Ministro e chiunque del fatto che col nuovo viadotto di Piano non si risolvono i problemi logistici di Genova. I problemi logistici di Genova semplicemente saranno gli stessi di prima del 14 agosto del 2018, quando c'è stata la tragedia. Ma se quella tragedia c'è stata è anche perché c'è un intasamento cronico sul nodo di Genova che va risolto. Oltretutto quest'anno i flussi sono ulteriormente aumentati e aumenteranno nei prossimi anni, anche perché sappiamo che l'attrattività dei porti italiani porta anche tasse nell'erario pubblico, che se no vengono versate in altri paesi comunitari. Quindi abbiamo la necessità dello sblocco della gronda autostradale. Il Comune di Sanremo ha varato nuovi bandi per assunzioni. Le domande possono essere presentate solo nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sulla sezione del sito del Comune, in particolare in un altro servizio filmato. Nelle prossime settimane il Comune di Sanremo renderà pubblica una serie di bandi di concorso relativi a numerose figure professionali di categoria C e D, ai quali saranno invitati a partecipare diplomati e laureati di varia formazione. Le domande possono essere presentate solo nei 30 giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e sulla sezione del sito del Comune di Sanremo www.comunedisanremo.it, amministrazione trasparente bandi di concorso. Concorsi attivi. Si invitano pertanto tutti gli interessati a mantenersi aggiornati sulla pubblicazione dei bandi, consultando esclusivamente la sezione del sito del Comune di Sanremo, amministrazione trasparente, bandi di concorso, concorsi attivi, e seguendo con attenzione le istruzioni che qui verranno fornite per le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande. La presentazione delle domande di fuori dell'intervallo di tempo indicato sarà infatti causa di esclusione dal concorso. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, stamani a Sanremo si è svolta una simulazione di evacuazione della scuola Pascoli. Gli alunni delle terze medie sono stati poi accompagnati in comune per un breve seminario sull'attività della Protezione Civile. Vediamo. In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, questa mattina si è svolta una simulazione, una prova di evacuazione da parte degli alunni della scuola Pascoli ospitati nei moduli sulla passeggiata Salvo d'Acquisto. Allora, l'obiettivo di questa giornata si inserisce nella Settimana della Protezione Civile, che è una settimana a livello nazionale, quindi tutti hanno fatto delle iniziative. Per quanto riguarda il Comune di Sanremo, la nostra iniziativa è stata una prova di evacuazione in una scuola sanremese dei ragazzi, e poi le scuole superiori, con le classi superiori, facciamo un incontro in cui spieghiamo che cos'è la protezione civile e per inculcare quella cultura della protezione civile, perché la protezione civile è un qualcosa a 360 gradi, quindi non riguarda soltanto le strutture, ma riguarda ogni singolo cittadino, come comportarsi e quali sono gli atteggiamenti da tenere in ogni singola situazione. Ecco, com'è stato rapportarsi con i ragazzi in questa prova? È stato sempre positivo, perché i ragazzi sono una risorsa enorme, poi si crea un feedback bellissimo, perché poi se si sanno coinvolgere sono veramente spettacolari. Poi la cosa importante è che noi cerchiamo attraverso i ragazzi anche di raggiungere le famiglie. Ci tengo a precisare che noi non facciamo questo tipo di intervento solo con i ragazzi, noi lo facciamo anche su altre situazioni. Oggi ha investito i ragazzi e direi che i ragazzi hanno risposto in maniera eccellente.
A seguito di questa esercitazione, gli alunni delle classi prime e seconde sono rientrati in classe, mentre gli alunni delle terze si sono recati in comune. Veniamo subito in merito a questa giornata che riguarda la settimana della protezione civile e vi state rapportando con i ragazzi. Sì, questa è un'iniziativa che è del Comune di Sanremo, che ha organizzato anche forse per mettere in relazione i nuovi fabbricati che sono giù, che sostanzialmente rappresentano una situazione di emergenza risolta, come abbiamo fatto e visto in varie emergenze sui terremoti. E quindi abbiamo voluto provare a fare questo gioco, chiamiamolo serio, e in cui i ragazzi stamattina li abbiamo fatto fare una prova di evacuazione insieme al personale del comune, come se fosse stata preannunciata un evento che veniva dal mare, quindi i bambini era meglio che fossero portati in un luogo più lontano dalla costa e più tranquillo. Si è svolta in modo normale, con le normali criticità. Abbiamo cercato così, insieme al personale del comune, di spiegare ai ragazzi quali sono le piccole cose a cui devono stare attenti, l'attenzione che devono porre in queste situazioni. Dopo il saluto del sindaco Alberto Biancheri, gli studenti sono stati impegnati in un breve seminario sulle attività della protezione civile, tramite filmati inerenti e situazioni di emergenza, a conoscenza del lavoro necessario per mettere in campo tutte le risorse disponibili e necessarie nell'affrontare le criticità. Un'iniziativa per sviluppare in modo sempre più organico ed efficace la diffusione della cultura di protezione civile anche nelle scuole? Logicamente, perché entriamo adesso nella stagione delle piogge, eccetera, eccetera. Poi qui ci sarà questa piccola lezione in teoria, quando faremo vedere dei filmati girati da noi, i vari scenari di protezione civile, come l'incendio, dall'incendio boschivo, perché noi abbiamo tutti questi scenari, all'alluvione, ci sarà anche un piccolo spezzone di un'esercitazione che avevamo ripreso il terremoto di 100 anni fa in Sanremo Vecchio, quindi è molto bello, era stato girato da dei ragazzi e quindi faremo vedere anche questo e spiegare come più o meno siamo, ognuno di noi è protezione civile, capito? I ragazzi insomma sono abbastanza attenti in genere. Sì, su queste cose qua li coinvolgi al 100%. Ancora a Sanremo, per l'apertura della straordinaria sabato della Villa Romana La Foce, i volontari della delegazione FAI di Imperia accoglieranno i visitatori a conclusione di questo ciclo di aperture partito nell'estate. La villa è un sito archeologico che presenta i resti di una villa signorile di epoca romana con tanto di impianto termale in servizio. A seguito del successo dei mesi precedenti, sabato 19 ottobre è prevista un'apertura straordinaria della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matuzia. Dalle 15.30 alle 18 alcuni volontari della delegazione FAI d'Imperia accoglieranno i visitatori alla Villa Romana a conclusione del ciclo di aperture estive 2019. Villa Matuzia è un insigne sito archeologico che presenta i resti di una villa signorile di epoca romana, fornita di impianto termale e costruita tra il primo e il secondo secolo d.C., in riva al mare, un luogo scelto proprio per la sua bellezza. I resti della Villa Romana della Foce si trovano in via San Rocco, lungo la pista ciclabile, a ridosso del muro sud del cimitero monumentale della Foce. Sono visibili 12 ambienti, l'insieme del bagno della villa destinato all'uso esclusivo del proprietario, gli ambienti di riposo affacciati sullo spazio aperto antistante, forse trattato a giardino, e ancora un vano di servizio connesso al funzionamento delle terme, il cortile scoperto e la latrina. In alcuni ambienti del bagno si conservano vari elementi dell'impianto di riscaldamento. I reperti ceramici, inoltre, ci testimoniano della continuità di uso di questo edificio sino al V e VI secolo d.C. L'apertura con accoglienza è resa possibile dalla collaborazione tra delegazione del FAI, Comune di Sanremo e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.
Mentre Imperia ha avviato il suo percorso per festeggiare il suo centenario di fondazione della città, ci sono imprese nel capoluogo che hanno raggiunto tappe molto importanti. È il caso della ferramenta Nuova Calzamiglia, che ha festeggiato 60 anni di attività e i cui titolari, nonostante la crisi, per fortuna hanno ancora voglia di guardare al futuro. Vediamo. Imperia sta percorrendo il cammino verso l'appuntamento con i 100 anni, ma ci sono tante aziende, imprese nel territorio che hanno marchi che ormai hanno alle spalle decenni. Per esempio Nuova Calzamiglia, Ivano Drocco, 60 anni di questo marchio ad Imperia. Che cosa significa portare un nome di un certo impegno, se vogliamo, anche di responsabilità? Ma guarda, noi l'abbiamo rilevata 20 anni fa dal vecchio proprietario Paolo Calzamiglia. Devo dire che in questi 20 anni abbiamo avuto comunque una buona crescita, un buon risultato, e ancora oggi possiamo dire che comunque lo manteniamo bene questo marchio. Lavoriamo qua in quattro, e quindi ti dico anche il figlio ormai in prima linea. Il figlio, esatto, che comunque spero che porti avanti l'azienda in futuro, con il mio aiuto sicuramente. Ecco, è già bello parlare di futuro, nel senso che tutti oggi, ahimè, purtroppo parlano di crisi, di difficoltà, e voi per esempio siete in un settore dove la concorrenza è anche abbastanza spietata, parliamoci chiaro. Certo, voi direte, ma la qualità si deve pagare, va bene, ma non c'è il rischio che magari qualcuno dica, ma vado a spendere meno della metà, compro su internet oppure al discount, chi se ne frega della marca? No, non succede? Succede, però ti dico la verità, guarda, noi vendere la qualità ci porta sempre dei buoni risultati, però io ti dico, vendere la qualità, io mi sforzo per cercare di vendere la qualità sia nel prodotto ma anche nel servizio. Ecco, è questo qua il discorso, perché comunque non basta vendere la qualità, oggi devi cercare comunque di fare un po' di differenza, perché se non fai un po' di differenza ti poni a un livello che comunque ti martellano da insomma, proprio la differenza da comprare su internet è quella di dire, io sono sempre qua, non è che compri il trapano e non puoi camminare, ritorni, ti spiego, lo guardiamo così? Esatto, anche noi comunque abbiamo anche articoli tecnici, e quindi ci vuole comunque un'assistenza, cioè io ti devo, viene tuo cliente, io ti devo consigliare, dare un discorso di questo tipo, ed è comunque un fatto che comunque un po' manca, diciamo, nel mercato, e noi possiamo dire che ne abbiamo approfittato di questo stato di cose, e comunque ci dà sempre ancora oggi dei buoni risultati. E per il resto, visione futura, questo cammino di Imperia verso i 100 anni è cammino anche vostro a questo punto? Poi sì, verso... cioè, abbiamo le rede. Sì, noi tiriamo avanti, noi guardiamo sempre avanti. Certe volte anche un po' troppo, mi dice mia moglie, che guardo troppo, dovrei vivere un po' di più alla giornata, però guardiamo sempre molto al futuro. Quindi bando al pessimismo, via. No, bando al pessimismo. Noi cerchiamo, io personalmente cerco sempre di muovermi molto, nel senso di guardare avanti e di muovermi in funzione di quello. Non posso permettermi, io come tante aziende che ci sono qua in tutta Italia, penso che non ci si può più permettere di fermarsi e vivere di quello che hai fatto in passato. Devi sempre comunque guardare avanti e cercare di muoverti e muoverti sempre in funzione del futuro, quello sempre. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Genova, Giacomo Guerrera, l'assessore alle pari opportunità Giorgio Viale e il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo hanno sottoscritto a Palazzo Tursi un protocollo per favorire la partecipazione dei minori allo sport. Il protocollo prevede la promozione di campagne congiunte anche per promuovere sani stili di vita e contrastare il bullismo. Vediamo. Vogliamo interagire con CONI per riuscire ad agire molto più efficacemente nei confronti degli adolescenti genovesi, dei bambini, e vogliamo introdurre un concetto. Le pari opportunità si sviluppano soprattutto con un cambiamento culturale, quindi è importantissimo agire fin dal principio, quindi fin dai più piccoli, affinché possano intraprendere un percorso per comprendere al meglio la questione delle pari opportunità e per poter crescere integrando gli altri, integrando se stessi all'interno della società. Quale mezzo migliore dello sport? Lo sport ci ha insegnato da sempre che è il modo migliore
per conoscere gli altri, per imparare a stare assieme, per crescere insieme e quindi per uno sviluppo che non soltanto è fisico, ma è soprattutto culturale e di amicizie e di relazioni personali che intendiamo che i ragazzi riescano a svolgere e riescano a intraprendere fin dalla tenera età. In un mondo, quello attuale, dove le nuove tecnologie, smartphone, internet, rischiano di estraniare i ragazzi e quindi è importante riprendere questo elemento di socialità dello sport e valorizzarlo il più possibile con un partner come CONI che lo conosce al meglio. Questo protocollo è stato, sì, lo sigleremo in applicazione di un protocollo nazionale che è stato sottoscritto dal Garante Nazionale dell'Infanzia e dal Presidente del CONI Giovanni Malagò proprio per rilanciare la partecipazione dei giovani nello sport, concretizzare quella cultura dei diritti che è importante, in questo caso parliamo dello sport e sappiamo quanto è importante lo sport sia per quello che riguarda le sollecitazioni che i giovani ricevono attraverso lo stare assieme, lo stesso è il mezzo più potente per l'integrazione e l'inclusione, è sicuramente un modo perché i giovani imparino a stare assieme agli altri condividendo esperienze e crescendo assieme. La firma di questo protocollo è un protocollo importante che il Comune di Genova sigla con il CONI e soprattutto con il Garante dell'Infanzia, un protocollo che permetterà a tanti bambini e bambine di poter fare attività motoria all'interno dei nostri impianti sportivi, all'interno soprattutto delle oltre 1000 società sportive che sono all'interno della nostra comunità. I volontari dell'associazione Stella Polare organizzano per sabato 19 e domenica 20 a Pairò, la frazione di San Bartolomeo al Mare, aspettando Halloween, un evento itinerante con maghi e giochi per bambini. Il programma si svolgerà sabato dalle 10 alle 18 e domenica dalle 10 alle 17 e il ricavato sarà devoluto a un ospedale pediatrico. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato a sabato 26 e domenica 27 ottobre. Il prossimo 4 novembre a Imperia prenderanno il via i corsi dell'Unitra, l'Università delle Tre Età, le lezioni si svolgeranno nella sede di Piazza Ulisse Calvi, l'apertura ufficiale dell'anno accademico sarà celebrata in seguito con una cerimonia ufficiale in una data ancora da stabilire. Adesso Riviere 20, poi l'autostrada dei Fiori. A 10 Savona confine di Stato, direzione Italia carreggiata sud, tra confine di Stato e Ventimiglia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria del Monte dal 16 al 17 ottobre, tra San Bartolomeo e Andorra, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria Colle Dico dal 14 al 20 ottobre, tra Andorra e Albenga, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Galleria Vallon d'Arme dal 14 al 20 ottobre. Tra Pietra Ligure e Finale Ligure, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Bracciale dal 14 al 20 ottobre. Tra Finale Ligure e Spotorno, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Orco dal 14 al 18 ottobre. Tra Spotorno e Savona, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 14 al 20 ottobre. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Savona e Spotorno, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Fornaci dal 14 al 20 ottobre.
Trasportone finale ligure e chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento Galleria Orco il 14, 17, 18, 19 e 20 ottobre. Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento Gallerie Poggi e Barbarossa dal 14 al 20 ottobre. Tronco 6, Torino-Savona, direzione Savona e direzione Torino. Traceva e millesimo, deviazione della carreggiata per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 4 novembre, con gestione dinamica delle corsie per garantire un miglior scorrimento durante i giorni di maggior traffico. Ed è tutto per questa edizione, un grazie per il vostro cortese ascolto, da Andrea Pomati, auguri di trascorrere una buona serata, arrivederci.